Lunedì, ragazzi, stiamo per fare il Secret Santa. Praticamente noi adesso estraiamo i nostri nomi e il nome che ci esce fuori di un'altra persona sarà la persona a cui noi faremo un regalo a caso. Andiamo con l'estrazione dei nomi per questo Secret Santa. Coltello? Ciao. Ciao, stai per essere parte dell'estrazione del Secret Santa. Tu sei il primo. Stai per pescare? Fai vedere solo al coltello. Tu non, neanche tu lo devi vedere. Coltello nascosto. Coltello, lo vedi? Anche io ho letto. Perfetto. Perfetto. Sì, l'ho letto. L'ho letto. Abbiamo i nomi. Poi, mentre lo comprate, girate quello che state comprando e date degli indizi. Senza far vedere il regalo. Ragazzi, ma no, è anche la bellezza di invece sì, finanziare. Dove lo compri tu? Su Amazon. No, io vado al negozio fisico. Sì. Via. Chi si? Dobbiamo portare i negozianti. Sì, sì. Via, passiamo a domani. Come avete visto, questa settimana inizia nel delirio più assoluto. Ora, a me piacerebbe potervi dire che a un certo punto migliora, ma non è così. Quindi sta settimana va collata il caos. Mi dispiace, è andata così. Adesso passiamo a martedì. Dunque oggi è un giorno molto attivo al Slim Dogs. Come potete vedere succedono cose. C'è un Michael Donatone che mette insieme dell'attrezzatura, luci montate, persone che fanno gol di là. Vero Matteo? Sta per scoppianocchio. Periodo natalizio, arrivano doni. In questa scatola c'è un oggetto che i videomaker del mondo desiderano. Tra l'altro è per Benedetta Ippoliti. Per Benedetta Ippoliti. Voglio vedere la reazione di coltello. Ci manda questo pensierino. Oh! Questo è un antipasto, ma ti prego. No! Leva la scatola! Ma che cazzo stai a dire? Ma cosa significa? Cosa significa? Oddio! L'FX6! Yuhuu! Eh? Ma che figata! Ma che colore della Madonna che hanno scelto! È full frame, è nella scocca di una macchina da cinema. Io ho detto a Sony, senti, abbiamo una produzione, me la presti, voglio fare delle prove. E ha detto, ok, te la mando. Sto infissa. Com'è piccola! No, ma com'è leggera, com'è zio! Carina! Oh! Monta qua! Guarda che bella che è. I preparativi continuano per le riprese di domani. Michael Donatone ha appena costruito un piccolo robot. Abbiamo girato, abbiamo montato, abbiamo preparato le attrezzature. Questa giornata finisce qui e domani è giornata di set. Mercoledì, il giorno è? Oggi è il giorno più bello della settimana, che è il giorno del set. Il Donatone Selvatico. Buongiorno, buon salve. Con una nuova macchina da presa. Sì, questa è nuova. Ho lavato il computer. Oggi siamo qua per girare questo video di Natale, a tema natalizio. Ambiente dentro tutto di legno, che sarà la casa di Babbo Natale. E poi in un'altra casa che sarà invece un salone di bambini che aspettano Babbo Natale. Ammazza, qui è per Natale. Com'è trovarsi di nuovo su un set? È una roba bellissima. Mai dare per scontato il set. È un attimo che te lo levano. Per lei è... che ruolo fa nel... Io gli faccio il ruolo di Babbo Natale. Babbo Natale. Non si vede? Okay. Un vestito del tutto anonimo. Oh! Babbo Natale! Arriva la bambina. Attenzione, delicati, perché qua è un attimo che si fa il pane. Si pronti? E... azione! Finita la prima location, ci si sposta sulla seconda location. Pronti a girare? 6 hours later. Questa giornata di set è giunta al termine. È talmente al termine che sono finiti i nastri. Tutto è finito tutto. Quindi, dalla cameretta di Benedetta, noi vi diciamo ciao. Passiamo a... Ora, per farvi capire il caos in cui stiamo vivendo, noi questa settimana abbiamo girato e montato uno spot. Fatto tutti i test tecnici e le organizzazioni per il Twitchmas, che è la nostra live di 12 ore su Twitch per beneficenza. Ognuno di noi ha fatto il regalo per il Secret Santa e intanto stiamo anche girando questo vlog. Io vi chiedo scusa perché da questo momento in poi la quantità di urla e delirio in questo video non farà che aumentare. Mi dispiace. Nell'estrazione del Secret Santa che abbiamo fatto in ufficio, mi è capitato Adriano Santucci. Allora, praticamente abbiamo fatto il Secret Santa. A me mi è capitato Benedetta. La persona
cui io devo farlo è Giovanni Santonocito. Allora, io sono qui davanti ad Amazon, ovviamente. Sto cercando un attimo di capire, perché non è facile, perché a me è capitato coltello. Allora ragazzi, sono estremamente contento perché il mio Secret Santa è Marco Cioni. Quindi sarà lui il cane a cui io dovrò fare il regalo. Mi serve un'idea. Io ce l'ho. Già lo sai. Ho varie tappe, sono quasi tutte negozi di giocattoli. Sono contento perché di tutte le persone alla Slim Dogs di lui sono quasi sicuro, quasi certo di sapere che cosa gli può piacere. Ho pensato però di non fare il classico regalo. Giustissimo. Sto pensando a una cosa relativa a COD, che ultimamente giochiamo spesso a Warzone insieme. Vado, compro, esco. Quindi ora mi metto a fare il regalo di Adriano Santucci. Un fucile, forse gli compro un fucile. Secondo me a Giovanni potrebbe piacere. Musica è maestro, luci e suoni, è un po' quello che fa lui quando monta. Acchiappa la cacca? Sì. Che cos'è acchiappa la cacca? Ma bellissimo. Ho finalmente trovato qualcosa, ci sono riuscito. Ho trovato il regalo per Gio, ragazzi. La sposa di Federico Fashion Style. Sto uscendo dal parcheggio dell'Eroi Merlin. Ho appena acquistato il regalo per Mauro Zingarelli. L'ho trovato, sta là. Dove? Là. Missione compiuta. Il problema adesso è che la forma del regalo è abbastanza sgamabile. Che cosa gli hai comprato? Una mensola? Un trapano? Regalo preso. Perché voi conoscete Marco Cioni sempre come un cazzo. No, dirò semplicemente che è una cosa che dice guardami. Una roba incredibilmente romantica e profonda. Vedrete. Però lui è un'anima intellettuale che io conosco e che voglio valorizzare. Io non so fare i pacchetti, quindi dovrò chiedere a Benedetto. Allora, che faccio? Metto prima un pezzo qui. Non lo so fare. Fallo te. Devi mandare tutto dentro e poi fare così. Ragazzi, quando fate un regalo a qualcuno, non vi dimenticate la parte più importante del regalo, che non è il regalo in sé, ma è il bigliettino. Tac. Quindi adesso il regalo è veramente pronto per la consegna del nostro Secret Santa. Devo mettere il mio regalo di Natale in mezzo agli altri regali di Natale. Ho fatto questo piccolo pacchetto. Ho portato anche il mio regalo del Secret Santa. Tac. Là. Eccolo. Venerdì Marco ha lanciato un'idea creativa molto bella, che coinvolge un martello e i chiodi. Siccome questi muri mi hanno rotto il c***o, sono tutti... vuoti? Voglio mettere dei quadri. Dei quadri di che? Di tutto, tutto qua. Tutte cose belle che ci mandate. Anzi, se volete mandarci altre cose da appendere, l'indirizzo lo trovate qui in sovraimpressione. Io vi chiedo scusa da parte di Marco Cioni e della Slim Dogs perché ho un fottuto accattone. Dateci tutte cose belle. Cominciamo dal simbolo del fallimento di Cane Secco, che ancora ha soltanto il silver button e non ha ancora il golden button. Facciamo così, tu indichi un punto, io metto il chiodo. Perfetto. Drago, mi indica un punto sul muro. No, no, no. Adriano, vieni un attimo. Indica un punto sul muro. No, 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 no. Indicato, è la regola. No, 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 no. Dai, no, no, no. Non lo sapevo cosa doveva fare. Ho capito, ma lo sai che è pericoloso. La benedetta. Ma indica lì un punto sul muro. Indica un punto sul muro. Indica. Questo muro. Bello. Dai, vabbè, tu... adesso basta. Guarda, guarda che bell'ordine, fantastico. Te, sparati a caso. Bello ragazzi, mi piace un sacco. Ma chi è? Dove cazzo? Ma perché è lì? Ma perché è questo qui? Vabbè, non è rotto, è destrutturato. Esatto. Questa è una provocazione. Chiudi sto video, è meglio non lavorare. Questa settimana finisce qui? Questa settimana finisce qui. Ma è tutto finito qui, l'anno... No, no, non è finito, andate su Twitch. Siamo live per beneficenza, 12 ore. Quindi, sì, link in descrizione, seguiteci su Twitch, 12 ore, via, ciao! Fermi, 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 prima di dare retta a Marco Cioni e cliccare sul link, prendiamoci un attimo di calma e ci salutiamo, prima di Natale. Io non voglio attaccare un pippone su quest'anno che finisce perché non serve a nessuno, però obiettivamente sta finendo il 2020, l'evento più atteso, la fine del 2020, da almeno 2020 anni. Che cosa ci aspettiamo dal 2021? Io non ne ho idea, forse semplicemente che sia un po' meno di merda del 2020, però non si sa mai, quindi lo scopriremo. Adesso che mi sono sfogato possiamo salutarci con calma, quindi andate sul link, cliccate e ci vedete in live. Tra l'altro questa live è l'unico modo che avete per scoprire che cosa ci siamo regalati, perché spacchettiamo i regali in diretta. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao.